In Nord Africa, prima parte. Nel 1942 il corso degli eventi si rivoltò contro le forze dell'asse in Egitto e in Libia. In ottobre, dopo essersi riorganizzata e rifornita, l'ottava armata britannica sferrò un grosso attacco vicino alla città di El Alamein. Due settimane dopo, una forza anglo-americana sbarcò nei territori del governo di Vichy, di Marocco e Algeria. In una serie di scontri avvenuti nel corso dei sei mesi seguenti, i tedeschi e i loro alleati italiani vennero schiacciati inesorabilmente da est a ovest. Dopo essersi radunati brevemente per infliggere pesanti perdite al secondo corpo americano a Kasserine, vennero alla fine spinti attraverso la Tunisia fino alla costa. La sconfitta degli eserciti dell'asse in Nord Africa doveva dimostrarsi un colpo devastante per l'Italia. Nel corso della campagna caddero centinaia di migliaia dei suoi giovani migliori. Nei loro sforzi per rifornirli, la marina italiana e l'aeronautica militare vennero di fatto annientate, rendendo la stessa Italia vulnerabile all'invasione. La lunga lotta per il Nord Africa, fornendo alle forze di terra, navali ed aeree americane una preziosa esperienza di guerra, preparò la strada alla riconquista finale dell'Europa. Le iniziali disfatte italiane contro le truppe inglesi in Egitto e contro la Royal Navy nel Mediterraneo spinsero Hitler a rafforzare il suo alleato italiano con due divisioni tedesche speciali sotto il comando del generale Erwin Rommel. Nel febbraio del 1941 il corpo d'armata Africa di Rommel iniziò a sbarcare nel porto libico di Tripoli e a marzo, prima che queste formazioni fossero completamente radunate ed equipaggiate, attaccò ad est nella Cirenaica. La posizione inglese in Cirenaica si basava su Mersa Brega, una strozzatura naturale sulla pianura costiera. Ma esistevano dei piani di riserva per un ritiro lungo la costa fino a Bengasi, nell'eventualità di un'offensiva dell'asse. L'attacco ebbe inizio il 31 marzo e gli inglesi, secondo il piano, iniziarono quella stessa notte a ritirarsi verso nord. Rommel divise le sue forze in tre colonne. Inviò una di esse lungo la strada costiera principale attraverso Beda Fom verso Bengasi, mentre le altre due attaccarono attraverso l'altopiano cirenaico verso Derna e Tobruk. Di fronte alla minaccia di accerchiamento, gli inglesi abbandonarono qualunque tentativo di difendere Bengasi e iniziarono una frenetica ritirata ad est. Il 10 aprile Rommel raggiunse Tobruk e il giorno seguente la circondò su tre lati. Ma per sette mesi la guarnigione del porto resistette, rafforzata e rifornita dal mare. A novembre, un'offensiva inglese sferrata dal confine egiziano si aprì un varco ed eliminò ancora una volta l'asse dalla Cirenaica. Ma la tregua doveva essere solo temporanea. La fallita presa di Tobruk da parte di Rommel aveva provocato ulteriori difficoltà alle sue già estese linee di comunicazione. Con la ritirata, queste linee vennero ridotte e molti dei problemi di rifornimento tipici del deserto vennero superati. Entrambe le parti affrontarono lo stesso problema,
Ogni cosa doveva essere portata all'interno principalmente dal mare e poi trasportata attraverso il deserto fino al fronte. C'erano poche strade e quelle esistenti erano strette, mal pavimentate e spesso piene di crateri dovuti a incursioni aeree o all'esplosione di mine. Più avanzava una delle parti e più lunghe e vulnerabili diventavano le sue linee di comunicazione, mentre quelle che si ritiravano riducevano le proprie, rifornendosi così più velocemente e più efficacemente. Le linee di comunicazione dell'asse si spiegarono attraverso la Libia fino a Tripoli e da lì attraverso il Mediterraneo fino all'Italia. Anche se più brevi della tortuosa strada via Sudafrica e Mar Rosso, attraverso la quale i rifornimenti venivano inviati agli inglesi, le rotte marittime del Mediterraneo erano molto più rischiose. Tra l'Italia e la Libia navigavano sottomarini e navi di incursione della Royal Navy. Dall'inizio di febbraio fino a maggio, entrambe le parti si affrontarono attraverso una linea che correva da Gazala, sulla costa, fino al villaggio fortificato di Bir Hakeim, nel deserto. Sul lato inglese, il fronte comprendeva posizioni fisse di fanteria protette da filo spinato e campi minati. Dietro di esse vi erano 5 brigate di carri armati e 3 brigate di fanteria motorizzata schierate sul lato aperto. Per l'imminente offensiva, Rommel schierò 2 divisioni corazzate ed una motorizzata, appoggiate da 2 deboli divisioni corazzate italiane. Queste sarebbero state scagliate contro le posizioni inglesi nel sud, su entrambi i lati di Bir Hakeim. Dopo una marcia notturna attraverso il deserto fino a sud di Bir Hakeim, la forza d'urto dell'asse si spostò a nord-est e si scontrò con la retroguardia delle posizioni inglesi. Quello che seguì fu una serie furibonda e spesso scoordinata di schermaglie, mentre le formazioni mobili avversarie facevano una conversione e si scontravano sul campo di battaglia. Gradualmente, l'esperienza bellica tedesca e il suo uso più efficace di mezzi corazzati e armi anticarro armato si dimostrarono decisive, fiaccando i mezzi corazzati inglesi e sbaragliando la loro fanteria allo scoperto. A metà giugno, dopo quasi 3 settimane di duri scontri, i tedeschi si aprirono un varco ed iniziarono a dirigersi verso Tobruk e la costa. Il secondo assedio di Tobruk non durò che pochi giorni. Anche se ben presidiata, le sue difese erano state trascurate e smantellate per dare profondità alla linea di Gazala. Il 21 giugno il porto era caduto, fornendo a Rommel più di 30.000 prigionieri, così come grandi quantità di carburante, attrezzature e rifornimenti. Da Tobruk, Rommel riprese rapidamente la sua avanzata verso est, portando gli inglesi alla disfatta attraverso l'Egitto. Dopo una prima e disastrosa resistenza a Marsa Matruh, gli inglesi ripiegarono nella linea parzialmente fortificata di Alamein, a 96 km da Alessandria, all'estremità occidentale del delta del Nilo e ultima posizione difendibile prima del Nilo stesso. La posizione di Alamein era una strozzatura naturale e strategica, dove la pianura costiera terminava sull'orlo di una ripida scarpata. Ad Alamein, la scarpata correva parallela alla costa e segnava il confine settentrionale della depressione di Kattara, una regione di paludi salate impraticabili che si estendevano in profondità nell'interno. La linea di Alamein, nel giugno del 1942, consisteva di un certo numero di capanni fortificati sulla pianura costiera, forniti di fanteria e sostenuti nelle retrovie dall'artiglieria,
e da ciò che rimaneva delle forze corazzate e mobili. Il 30 giugno, mentre i mezzi corazzati inglesi si portavano in posizione dietro la fanteria, elementi guida del corpo d'armata Africa iniziarono ad arrivare nella zona immediatamente ad ovest. Il giorno seguente, non appena radunate forze sufficienti, Rommel attaccò, spingendosi al centro del fronte nel tentativo di aggirare El Alamein. All'inizio l'attacco guadagnò terreno. I reparti d'assalto corazzati tedeschi avanzarono quasi incontrastati per 5 chilometri, ma gli inglesi si erano ridistribuiti per una difesa più strategica e l'offensiva tedesca incontrò delle difficoltà. La linea d'artiglieria inglese si dimostrò terribilmente efficace e gran parte delle difese fisse furono mantenute in modo deciso. La battaglia venne combattuta anche a centinaia di chilometri dai principali campi d'aviazione dell'asse e la RAF aveva la quasi totale padronanza dei cieli. Dopo quasi un mese di duri scontri, senza conquiste significative, Rommel fece cessare l'attacco. Egli aveva raggiunto il limite delle sue capacità logistiche e senza un notevole incremento degli approvvigionamenti non poteva proseguire. La dura legge della logistica avrebbe ora lavorato in favore dei suoi nemici. La strategia globale alleata per l'imminente campagna nordafricana fu di rafforzare reciprocamente le offensive su ambo i lati del continente. Ad ovest, essa avrebbe preso la forma di un'invasione dal mare dei territori di Marocco ed Algeria del governo di Vichy. Prima di questi sbarchi, l'ottava armata inglese in Egitto avrebbe sferrato un attacco contro le posizioni di Rommel ad ovest di El Alamein. Se entrambe le operazioni avessero avuto un esito positivo, le forze dell'asse in Nord Africa sarebbero state intrappolate ed annientate. Gli obiettivi immediati dell'attacco, nome in codice Operazione Torch, erano tre porti nordafricani della Francia, fuori dal raggio d'azione della Luftwaffe. Gli sbarchi algerini sarebbero avvenuti sulle spiagge vicine e i porti di Oran e Algeri sarebbero poi stati presi con attacchi ai lati o con uno stretto assedio. Gli sbarchi in Marocco avrebbero avuto luogo in tre posti differenti, quelli sul fianco per impedire attacchi di soccorso da nord o da sud, mentre il gruppo centrale avanzava su Casablanca. Una volta presi i porti e assicurate le installazioni portuali, i convogli successivi avrebbero iniziato a scaricare i mezzi di trasporto e i rifornimenti necessari per permettere alle forze d'assalto di dirigersi verso est, lungo la costa, verso la Tunisia. L'obiettivo finale del corpo di spedizione era Tunisi, un porto strategicamente vitale sulla costa della Tunisia. Da qui gli alleati si sarebbero diretti a sud verso la Libia, o attraverso operazioni aeree e navali, avrebbero interrotto completamente le rimanenti linee di rifornimento dell'asse verso Tripoli. La presa di Tunisi avrebbe reso la Sicilia vulnerabile ad un'invasione alleata preparata da basi nordafricane e appoggiata da squadre di caccia di base a Malta. Mentre venivano redatti questi piani, i preparativi inglesi per un'offensiva in Egitto erano già in corso. Ad Alessandria stavano arrivando i rinforzi e i rifornimenti. Un enorme convoglio, inviato al culmine della crisi, portò più di 300 nuovi carri armati ed armi ad autopropulsione.
La superiorità numerica dei mezzi sulla terraferma e in cielo era considerata essenziale per penetrare nelle difese dell'asse e per garantire la vittoria in qualunque successiva battaglia tattica. Ad El Alamein, l'attacco principale sarebbe stato sferrato tra Deir el-Shein e la costa, il settore più fortificato della linea. Nella prima fase sarebbe avanzata la fanteria dietro a uno sbarramento d'artiglieria, eliminando le difese avanzate, i capisaldi e le postazioni di comando e aprendo due corridoi attraverso il campo minato. I mezzi corazzati si sarebbero poi spostati attraverso questi corridoi e si sarebbero aperti a ventaglio per occupare posizioni a circa 4 km di distanza. Avrebbero adottato una resistenza difensiva, deviando e respingendo i contrattacchi delle formazioni corazzate tedesche. Nel frattempo, nel settore meridionale della linea, degli attacchi diversivi avrebbero trattenuto le riserve e i mezzi corazzati dell'asse e prevenuto il rafforzamento del settore settentrionale. La fase critica e logorante della battaglia sarebbe stata combattuta principalmente dalla fanteria, facendo cadere le difese dell'asse a nord e distruggendo le forze di fanteria, principalmente italiane, intrappolate dietro lo scudo corazzato. Per tutto il 1942, l'attenzione di Hitler si concentrò quasi esclusivamente sulla sua grande offensiva nella Russia meridionale. L'operazione era iniziata bene. Due eserciti avevano attaccato attraverso i Donetsk, respingendo il debole fronte russo e travolgendo la steppa del Don ad est verso il Volga e a sud nel Transcaucaso. Il piano offrì una soluzione a più di un problema di Hitler. Prendendo Stalingrado e Astrakhan sul Volga, egli avrebbe interrotto le linee di terra tra la Russia e il mondo esterno, isolato i bacini petroliferi del Caucaso e represso così lo sforzo bellico russo. Con il fronte fissato saldamente lungo il Don e il Volga, l'Armata Rossa non avrebbe potuto impedire la caduta del Transcaucaso nelle mani tedesche. L'offensiva a sud avrebbe portato la Wehrmacht al confine persiano e aperto un nuovo fronte contro gli inglesi in Medio Oriente. Ciò avrebbe compromesso pericolosamente la posizione strategica della Gran Bretagna e avrebbe imposto un nuovo e maggior dislocamento delle forze inglesi dall'Egitto alla Persia, indebolendo così il fronte di Montgomery ad Alamein e indebolendo la sicurezza dell'intera regione. Rommel poteva solo attendere mentre ad est infuriava questa lotta titanica. La difficile posizione in cui si trovò in Egitto fu dovuta in larga parte a lui. Nel tentativo di sfruttare la confusione degli inglesi, aveva trascurato gli ordini di fermarsi sul confine egiziano e si era spinto al limite della sua capacità logistica. Dall'Italia a Tripoli c'era una distanza di 960 chilometri. Da Tripoli ad El Alamein altri 2.240 chilometri, che la maggior parte delle sue scorte dovevano percorrere. Il carburante e i mezzi di trasporto venivano consumati avidamente nel difficilissimo compito di ottenere rifornimenti per il fronte. Più di metà delle forze dell'asse in Africa, dal personale logistico agli artiglieri antiaerei, venne impegnata in questo sforzo. Quel poco che raggiunse Rommel fu a malapena sufficiente per la difesa. Ad aumentare queste difficoltà, l'aeronautica militare inglese del deserto stava acquistando gradualmente la padronanza dei cieli e la tappa finale del viaggio stava diventando la più difficile e dispendiosa di tutte.
La carenza cronica di carburante, attrezzature e rifornimenti doveva imporre la strategia di Rommel non solo a Delalamein, ma all'intera conduzione della campagna. Le linee di difesa dell'asse a Delalamein consistevano in vasti campi minati disseminati di filo spinato, in modo tale da incanalare le forze d'attacco in linee di fuoco predeterminate. Le difese fisse variavano tra i 3 e gli 8 chilometri di profondità e comprendevano fortini, celavano postazioni di tiro e di comando avanzate. Mentre procedeva verso sud, il fronte diventava più debole ed era qui che era atteso il principale attacco inglese. Per respingere una qualunque penetrazione in questo settore, Rommel aveva 4 divisioni corazzate, 2 tedesche e 2 italiane, ma tutte erano gravemente insufficienti in carri armati e uomini militarmente forti, e il carburante era scarso per una battaglia tattica. I mezzi corazzati disponibili furono perciò ampiamente spiegati e sarebbero stati inseriti un po' alla volta nella battaglia per tamponare squarci nella linea se e quando si fossero verificati. Alla fine di settembre Rommel tornò in Germania per delle cure mediche e per fare pressioni sull'alto comando al fine di ottenere maggiori sforzi per rifornire il suo esercito, ma il corso della battaglia nel Mediterraneo si stava rivoltando spietatamente contro l'asse. A settembre le forze aeree e navali di base a Malta avevano affondato un terzo delle navi mercantili dirette in Libia. A ottobre il numero si sarebbe avvicinato alla metà. Delle navi mercantili effettivamente sbarcate, una larga parte sarebbe stata distrutta da formazioni in linea delle guarnigioni e delle retroguardie. Altre ancora sarebbero state perdute per incursioni aeree alleate. Mentre si avvicinava l'inevitabile battaglia, i difensori potevano solo accumulare freneticamente le poche riserve che raggiunsero il fronte. Nel maggio del 1940, il generale Bernard Montgomery prestava servizio in qualità di comandante di divisione con il corpo di spedizione britannico in Belgio. Quando il 28 maggio l'esercito belga capitolò inaspettatamente, la terza divisione di Montgomery chiuse la breccia e rese possibile la ritirata a Dunkerque. Il riconoscimento delle sue capacità e della sua determinazione doveva assicurargli la promozione a comandante di corpo d'armata e dopo il suo ritorno in Inghilterra gli venne affidata la difesa della costa del Kent. Per prepararsi alla minacciata invasione tedesca, Montgomery prese dei provvedimenti, duro addestramento e licenze ridotte per gli ufficiali. Anche se impopolari all'inizio, questi provvedimenti aiutarono a migliorare il morale e portarono l'armata a raggiungere il massimo della combattività. Montgomery arrivò in Egitto il 12 agosto 1942. Anche se consolidato, il fronte dell'ottava armata ad Alamein non era affatto sicuro e il suo primo compito fu di rafforzare l'atteggiamento difensivo dell'esercito e rinvigorire le truppe. Montgomery si portò in Egitto la reputazione di sorvegliante severo. Fu esplicitamente critico nei confronti dei suoi predecessori, intollerante dei loro insuccessi e sordo ai loro suggerimenti, ma capì più chiaramente di loro la natura delle difficoltà che affrontava l'ottava armata e la necessità pressante di riorganizzazione e di riaddestramento prima di poter sferrare una maggiore offensiva. A poche settimane dal suo arrivo in Africa, Erwin Rommel stava già creandosi la reputazione che alla fine l'avrebbe fatto riconoscere come uno dei più grandi comandanti della Seconda Guerra Mondiale.
Anche se addestrato come ufficiale di fanteria, era divenuto ben presto profondo conoscitore della guerra corazzata, distinguendosi come comandante di carri armati in Francia, prima di condurre il corpo d'armata Africa in una spettacolare guerra lampo attraverso la Libia. La sua energia, l'immaginazione e l'audacia tattica, che avevano così profondamente disorientato l'ottava armata, gli fecero guadagnare il rispetto internazionale. Perfino Churchill fu costretto ad ammettere che i successivi comandanti dell'ottava armata erano stati superati in astuzia e in abilità, e i veterani dell'ottava armata vedevano Rommel quasi invincibile. Nel 1942, dopo la presa di Tobruk, Rommel venne promosso feldmaresciallo, il più giovane dell'esercito tedesco, il culmine di una carriera rapidissima. Ma il riconoscimento dei suoi successi non fu accompagnato da rinforzi adeguati e da un incremento di approvvigionamenti, e senza di essi la sua abilità operativa venne seriamente limitata. Ad Alamein si trovò di fronte a un tormentoso dilemma. Non poteva avanzare né ritirarsi senza pericolo. Solo sconfiggendo l'ottava armata nell'imminente battaglia difensiva avrebbe potuto continuare a conservare la linea, mentre riponeva le speranze nella celebrata offensiva di Hitler nel Caucaso. Ufficiale di Stato Maggiore di carriera nell'esercito americano prebellico, Eisenhower, grazie al suo talento organizzativo, giunse presto all'attenzione del generale George Marshall, capo di Stato Maggiore dell'esercito e consigliere e stratega principale di Roosevelt. A Washington, Eisenhower prestò servizio come maresciallo subalterno, con l'incarico nella progettazione operativa, e nel 1942 venne inviato in Inghilterra per coordinare il rafforzamento americano nell'eventualità di un attacco attraverso la Manica. Quando venne presa la decisione di preparare l'operazione Torch con una parte di queste forze, Eisenhower fu la scelta naturale come comandante in capo. Anche se senza esperienza come comandante di campo di battaglia, il suo indubbio talento per la diplomazia e la delegazione venne visto come qualità essenziale per la prima operazione congiunta tra le forze inglesi e americane. Le forze alleate per l'imminente battaglia del Nord Africa consistevano di due componenti separate: il corpo di spedizione destinato a sbarchi d'assalto in Marocco e Algeria e l'ottava armata che affrontava Rommel in Egitto. Mentre il compito dell'ottava armata era chiaramente definito, la forza d'invasione si trovò di fronte a delle incertezze. L'operazione in sé non aveva precedenti nella storia militare moderna e nessuno poteva prevedere con certezza come avrebbero reagito i francesi. Un'accoglienza ostile poteva avere conseguenze catastrofiche. C'era scarsità di mezzi d'assalto e da sbarco e la programmazione logistica per rifornimenti di teste da sbarco era insufficiente. Inoltre, l'operazione era stata preparata in fretta e il tempo a disposizione era stato insufficiente per addestrare in modo appropriato le truppe d'assalto agli sbarchi anfibi. Molto dipendeva dall'atteggiamento dei francesi e dal successo o fallimento dell'offensiva di Montgomery in Egitto. Alla fine di agosto, Montgomery aveva ampiamente terminato il suo compito principale di rafforzare le difese di Alamein, ed era stato di fatto impedito un ultimo sforzo disperato delle forze dell'asse. Per tutto settembre e ottobre gli sforzi furono diretti alla ricostruzione della forza dell'ottava armata e alla sua preparazione per l'imminente offensiva. La progettazione e i preparativi evidenziarono la cooperazione di tutte le armi, il ruolo tattico di ogni compagnia e unità e le aspettative riposte in ogni ufficiale e in ogni uomo.
Vennero istituiti programmi d'addestramento completo per preparare l'esercito in vista dei duri compiti e per assicurare l'appropriata coordinazione di fanteria e mezzi corazzati. L'incremento di uomini e materiali continuò in modo regolare e in ottobre l'ottava armata era costituita da 10 divisioni completamente equipaggiate, 3 delle quali corazzate. Ora Montgomery possedeva una superiorità materiale schiacciante, non solo sul terreno, ma anche nei cieli. L'aviazione militare del deserto era stata rafforzata e la potenza aerea alleata era stata ulteriormente aumentata dall'invio di unità di forze aeree americane in Medio Oriente. Questo piegò decisamente l'equilibrio dell'aviazione militare contro l'asse. Mentre l'ottava armata completava i suoi preparativi finali, le incursioni aeree alleate sulle zone di adunanza e sulle linee di comunicazione di Rommel divennero quasi incessanti. Il carro armato americano M3 venne commissionato frettolosamente nel 1940 come misura provvisoria per fornire l'esercito americano di un carro armato comparabile a quelli posseduti dalle forze europee. Il risultato fu un curioso ibrido, metà carro armato, metà arma ad autopropulsione. L'armamento principale era un cannone da 75 mm, montato su una piattaforma sporgente a destra, con un brandeggio ristretto e in grado di sparare munizioni altamente esplosive e capaci di penetrare nei mezzi corazzati. Sulla torretta completamente rotante si trovava un cannone anticarro armato da 37 mm e una mitragliatrice coassiale. L'M3 entrò in servizio con l'ottava armata nel 1942 ed era conosciuto come Grant. Nonostante la sua insolita configurazione e la blindatura relativamente leggera, ben presto il Grant si dimostrò superiore a tutti gli altri carri armati esistenti, anche se era ancora inferiore alle migliori macchine tedesche. Il cannone inglese anticarro armato da 6 libbre entrò in servizio nel 1941. Fino ad allora l'esercito si era affidato a un'arma da 2 libbre, che si era dimostrata inefficace in Francia e di fatto inutile contro i mezzi corazzati tedeschi in Nord Africa. Come molte armi inglesi, il 6 libbre subì lunghi ritardi tra la progettazione e la produzione e quando finalmente comparve era già superato dai perfezionamenti delle corazze tedesche e dalle superiori armi da controcombattimento. Sparava solo colpi senza capsula che avevano la tendenza a frantumarsi con l'impatto. Tuttavia il 6 libbre era un'utile arma di difesa e poteva respingere gran parte dei carri armati tedeschi fino a 1000 metri. Il sostituto del 6 libbre, un'arma da 17 libbre, era già in produzione, ma solo pochi esemplari sarebbero stati utilizzati in Nord Africa. Entrando in servizio nel 1937, l'Hawker Hurricane era un ottimo velivolo per i suoi tempi e fu il sostegno principale delle squadriglie di caccia della RAF durante la battaglia d'Inghilterra. Ma come caccia lasciò presto il posto allo Spitfire e venne gradualmente riequipaggiato come velivolo d'attacco terrestre. Il Mark IIc, che comparve nel 1942, aveva 4 cannoni da 20 mm e la versione D 2 cannoni da 40 mm e 2 mitragliatrici. Questi velivoli vennero utilizzati ampiamente in Nord Africa contro ogni sorta di obiettivi, comprese spedizioni marittime, colonne di rifornimenti e carri armati. In ottobre gli Hurricane armarono 13 squadriglie delle forze aeree del deserto e anche se non tutte erano armate di cannone, stavano già seminando distruzione dietro le linee.
lottava armata e chi l'aveva preceduta, la forza del deserto occidentale, avevano combattuto sotto 6 diversi comandanti in meno di 2 anni. Costanti cambiamenti al comando, ristrutturazioni senza fine e la perdita di migliaia di compagni in un susseguirsi di disastri evitabili avevano finito per disorientare e demoralizzare gli ufficiali e gli uomini dell'ottava armata. Tuttavia, se l'esercito poteva ancora imparare a credere in se stesso e veniva addestrato in modo appropriato e preparato per i compiti futuri, Montgomery sapeva di avere l'esperienza, l'equipaggiamento e gli uomini per ottenere una vittoria decisiva a El Alamein. Con il passare delle settimane divenne chiaro che Montgomery conosceva il suo lavoro e rispettava i soldati, e l'ottava armata riacquistò presto forza e morale. Nell'agosto del 1941, l'armata tedesca Africa e la 21esima armata italiana vennero unite sotto un unico comando per diventare il gruppo Cararmati Africa. A gennaio dell'anno seguente, il gruppo venne aumentato di 2 ulteriori corpi d'armata italiani e una divisione tedesca motorizzata e rinominato Esercito di Carri Armati Africa. Anche se era una forza teoricamente motorizzata, la mobilità dell'esercito era limitata sia da problemi cronici di rifornimento che dalla sua ampia componente di fanteria italiana. Effettivamente, erano così grandi le richieste dell'esercito e così scarse le sue risorse che per lunghi periodi di tempo fu completamente dipendente dai rifornimenti e dagli equipaggiamenti presi al nemico. Nell'agosto del 1942, non meno dell'85% dei suoi mezzi di trasporto consisteva di veicoli inglesi e americani, e i viveri, il carburante e persino le armi pesanti inglesi giocarono tutti il loro ruolo nel sostenere l'esercito di carri armati sul campo. Tuttavia, nonostante queste mancanze, l'esercito rimaneva una formidabile macchina da guerra. La sua componente e la sua totale supremazia tedesca, che gli davano forza e disposizione tattica in attacco, avrebbero assicurato l'impegno, la determinazione e il coraggio nell'imminente battaglia difensiva. Il Mark III fu originariamente progettato nel 1935 come carro armato per combattimenti corazzati. La produzione in massa iniziò nel 1939 e il carro armato prese servizio in Polonia e in Francia, ma il cannone da 37 mm si dimostrò inefficace contro i carri armati sovietici e venne presto sostituito da un'arma da 50 mm. Lo spessore della corazza venne aumentato e vennero apportati miglioramenti alla qualità della lamiera. Anche se il Mark III venne progressivamente superato ad est e relegato ad un ruolo di carro armato d'appoggio, ne vennero inviati numerosi in Africa, dove rappresentarono la forza del corpo d'armata corazzata Africa. Il Mark III Speciale entrò in servizio nel 1942 e fu l'ultima significativa versione del modello. Con un cannone a canna lunga da 50 mm, corazza e lamiere supplementari, il Mark III rimase in produzione fino al 1943 e si distinse per tutto il corso della campagna d'Africa. L'esercito italiano scese in guerra con un carro armato del tutto inadeguato al ruolo stabilito. L'M1340 e la sua variante successiva, l'M1441, vennero sviluppati da una serie di carri armati leggeri, ai quali il potenziamento dei carri armati italiani si era molto interessato. Corazzato in modo leggero e spinto da un motore con potenza insufficiente, il carro armato fu efficace davvero solo contro bersagli leggeri
Certamente, nella sua configurazione generale, tradiva influenze progettuali più adatte ad operazioni di politica coloniale che a una moderna guerra corazzata. Il cannone da 47 mm, anche se adeguato nel 1940, non poteva essere migliorato e il carro armato da 4 uomini trasportava un numero eccessivo di mitragliatrici. Ai primi modelli mancavano anche filtri per il deserto e i loro motori ne risentirono pesantemente a causa della sabbia. Numerosi di questi carri armati furono catturati dopo essere finiti in panne e vennero utilizzati dagli inglesi per un breve periodo. Gli M13 e 14 equipaggiarono 3 divisioni corazzate italiane che avrebbero prestato tutte servizio in Nord Africa. L'88 entrò in servizio con la Wehrmacht nel 1933 come arma antivelivolo ad alta velocità, ma nel 1942 era diventata l'arma anticarro armato più temuta dell'arsenale tedesco. Anche se l'88 venne utilizzato all'inizio contro obiettivi terrestri durante la guerra di Spagna, fu Rommel che per primo riconobbe il vero potenziale dell'88 come arma anticarro armato, utilizzandola nelle avversità in Francia e poi modificandola in semplice arma anticarro armato in Nord Africa. Mentre gli inglesi avevano sempre visto le armi anticarro armato come armi difensive, Rommel le utilizzò in un ruolo d'attacco, fissando batterie mobili a gruppi di carri armati. Ancora una volta, le formazioni inglesi di carri armati sarebbero arrivate ad inseguire i mezzi corazzati tedeschi in ritirata, solo per trovarsi inchiodati su un muro di 88. Nel 1940, nei cieli della Gran Bretagna, gli Junker 87 o Stuka avevano subito pesanti danni quando erano stati attaccati da caccia monomotore, ma nei cieli mal difesi rimanevano ancora un'arma davvero temibile. Come bombardiere, lo Stuka era molto preciso e le sue sirene d'attacco aggiungevano terrore al suo repertorio più convenzionale. Nel primo anno di guerra, lo Stuka aveva raggiunto notorietà internazionale ed una reputazione che andava molto al di là delle sue effettive capacità. In Nord Africa aveva spesso beneficiato della superiorità aerea tedesca e in condizioni tali venne utilizzato con effetti devastanti. Nel 1941 entrò in servizio una versione perfezionata che aveva una protezione corazzata maggiore, un motore più potente ed una elevata carica esplosiva. A Adel Alamein, dove la RAF dominava i cieli, lo Stuka non avrebbe giocato un ruolo importante, ma in appoggio ad un ritiro dell'asse o contro le forze alleate del Nord Africa francese era ancora capace di infliggere seri danni. Nonostante i recenti imprevisti a Adel Alamein e l'avvicinamento dell'offensiva inglese, i soldati tedeschi dell'esercito di carri armati di Rommel rimanevano fiduciosi della loro superiorità. Molti erano veterani di campagne abituati alle sofferenze e alle privazioni del servizio nel deserto. Generalmente erano ben addestrati, coraggiosi e professionali e si consideravano un'élite. Le sostituzioni, quando arrivavano, erano incorporate all'interno di formazioni esistenti per apprendere dai loro compagni gli stratagemmi della vita nel deserto e le tecniche di sopravvivenza. Ma ad Adel Alamein queste condizioni, normalmente difficili, vennero esacerbate dalla mancanza d'acqua. Di fatto al fronte non era disponibile acqua dolce. Gran parte di quella che c'era proveniva da vecchi pozzi sulla costa desertica e spesso era inquinata.
Le razioni d'acqua erano appena sufficienti. L'acqua potabile scarseggiava e ne rimaneva poca per lavarsi e per le misure sanitarie. L'igiene personale era carente ed erano comuni itterizia e dissenteria. Tuttavia, se i tedeschi furono in grado di sopportare queste difficoltà con forza d'animo, lo stesso non si poté dire dei loro compagni d'armi. Il morale italiano era crollato. L'evidente inferiorità del loro equipaggiamento e le umiliazioni che avevano sopportato per mano degli inglesi erano ora aggravate dalla disillusione, dalle epidemie e dal fatto di essere diventati partner minori nell'alleanza. Furono queste truppe mal equipaggiate e prevalentemente di fanteria che avrebbero dovuto sopportare gran parte della forza dell'offensiva di Montgomery nel settore settentrionale. Mentre si profilava il combattimento finale in Nord Africa, la campagna di Hitler nella Russia meridionale stava giungendo lentamente a un punto d'arresto. L'avanzamento verso il Volga si era impantanato in una disperata battaglia per la città di Stalingrado e nel Transcaucaso l'Armata Rossa in ritirata aveva stabilito un fronte difensivo tra i crinali e le vette delle montagne del Caucaso. La catena si estendeva da est a ovest per più di 1000 chilometri. E i pochi passi montani esistenti erano fortemente difesi. Ad ottobre la neve e il ghiaccio li avevano resi di fatto inespugnabili. Ora non c'era alcuna prospettiva di un attacco a sud fino alla Persia entro il 1942. Mentre l'esercito di carri armati tedesco-italiani si preparava ad affrontare l'imminente offensiva inglese a El Alamein, il corso della battaglia nel Mediterraneo centrale stava cominciando a cambiare. Per tutta la prima metà del 1942, l'isola di Malta era stata quasi messa in ginocchio da una concentrazione di incursioni aeree ed attacchi sui convogli che trasportavano rifornimenti indispensabili. In agosto, il convoglio Pedestal, il mercantile più protetto mai salpato, passò sotto il fuoco del nemico tra Gibilterra e La Valletta. Dei 14 mercantili partiti, solo 5 raggiunsero il porto di Malta, ma i rifornimenti che trasportavano furono sufficienti per sostenerla nella lotta. In ottobre, gli attacchi aerei crebbero in intensità, in un ultimo disperato tentativo di sottomettere l'isola. Ma di nuovo l'offensiva fallì, e dopo 8 giorni di scontri feroci, gli aerei da incursione dell'asse vennero respinti. La sopravvivenza di Malta come base strategica navale ed aerea assicurava che l'esercito di carri armati avrebbe continuato a subire le mancanze croniche che avevano rallentato il suo viaggio attraverso l'Egitto e portato in estate ad una sosta ad El Alamein. Alla vigilia della battaglia di El Alamein, l'esercito di carri armati aveva diversi svantaggi. Tra questi, l'assenza del suo rispettato comandante e la sua notevole inferiorità di uomini, equipaggiamenti e rifornimenti. E tutto ciò era aggravato da una totale mancanza di informazioni affidabili. Nessuno sapeva quando o dove avrebbe avuto inizio l'offensiva inglese.
I comandanti anziani dell'asse potevano solo occuparsi dei propri settori e sperare che l'attacco sarebbe stato contenuto. Dal lato inglese, le valutazioni delle informazioni fornirono un'immagine accurata della forza e dello spiegamento generale dei loro nemici, ma solo un'indicazione approssimativa dell'intensità delle difese dell'asse. Se esse fossero sopravvissute all'attacco iniziale, l'offensiva avrebbe dovuto essere rafforzata o perfino rifornita di truppe nuove in un diverso settore. Nel suo spiegamento finale, l'ottava armata era composta da tre corpi. Il più forte di essi, il 30° corpo, era comandato dal tenente generale Oliver Lees. Esso era composto da 5 divisioni di fanteria e un gruppo corazzato. La composizione del 30° corpo, che comprendeva divisioni di Australia, Nuova Zelanda, India e Sudafrica, rifletteva l'impegno dell'impero britannico e del Commonwealth nella battaglia. Il settore meridionale della linea sarebbe stato controllato dal 13° corpo. Esso era comandato dal tenente generale Brian Horrocks. Era composto da 3 divisioni, 2 delle quali di fanteria e una corazzata. Il 13° corpo avrebbe preparato attacchi diversivi in appoggio all'offensiva principale del 30° corpo a nord. Il 10° corpo comprendeva le riserve ed era formato da 2 divisioni corazzate sotto il comando del tenente generale Herbert Lumsden. Il compito del 10° corpo era di sfruttare i varchi nel fronte nemico provocati dall'ottava fanteria dell'esercito. Il supporto aereo sarebbe stato fornito dalle forze aeree del deserto, comandate dal generale d'armata aerea Sir Arthur Tedder. Le squadre di Tedder erano necessarie sia per proteggere che per appoggiare l'ottava armata nei suoi sforzi. Per affrontare queste forze in assenza di Rommel, l'esercito di carri armati era comandato dal generale Georg Stumme ed era composto da 3 corpi italiani e 1 tedesco. Il 21° corpo italiano era assegnato al settore settentrionale ed era comandato dal generale Enea Navarrini. Il 21° corpo era composto da 2 divisioni di fanteria, entrambe schierate in profondità dietro vasti campi minati e fortificazioni. Anche il 10° corpo italiano, schierato nel sud, era composto da 2 divisioni di fanteria. Era comandato dal generale Edoardo Nebba, che riteneva che l'attacco principale inglese sarebbe stato sferrato nel suo settore del fronte. Il 20° corpo italiano, comandato dal generale Giuseppe De Stefanis, comprendeva alcune delle migliori formazioni dell'esercito italiano. Era composto da 4 divisioni, 3 delle quali tenute come riserva tattica. Le 2 divisioni corazzate vicino al fronte, le divisioni motorizzate più indietro. La divisione paracadutisti della Folgore venne schierata sull'estremo fianco meridionale. La maggior forza dell'esercito di carri armati era comunque il corpo d'armata tedesco Africa, composto da 2 divisioni di carri armati, una divisione motorizzata e una divisione di fanteria. Il corpo Africa era comandato dal generale Wilhelm Ritter von Thoma. La fanteria di von Thoma, insieme ad elementi distaccati del 15° carri armati ed una brigata di reparti di paracadutisti, vennero schierati sulla difensiva, mentre i componenti mobili fornivano una riserva tattica. Il supporto aereo all'esercito di carri armati sarebbe stato fornito dalla seconda flotta aerea di base in Italia e comandata dal feldmaresciallo Albert Kesselring. La flotta aerea di Kesselring aveva comunque la responsabilità dell'intero Mediterraneo e gran parte delle sue risorse sarebbero state consacrate a mantenere aperte le linee di comunicazione dell'esercito di carri armati.
Alle 21.40 del 23 ottobre, l'artiglieria dell'ottava armata annunciò l'inizio della battaglia di El Alamein. Per 15 minuti, quasi un migliaio di cannoni bombardò le retrovie dell'asse. Poi, dopo una breve pausa per il cambio, iniziarono a lanciare una cortina di fuoco sulle difese avanzate. Mentre lo sbarramento si muoveva gradualmente attraverso i campi minati, la fanteria sferrò il suo attacco. L'attacco principale venne sferrato su un fronte stretto da quattro divisioni: il 9° Australia, il 51° Island, il 2° Nuova Zelanda e il 1° Sudafrica. Nell'affrontarle, la divisione italiana a Trentino e la 164esima divisione tedesca mantennero posizioni difensive nel complesso di fortificazioni e campi minati che si trovavano a nord e ad est della dorsale Miteiria. Queste forze erano sostenute dalla divisione corazzata italiana Littorio e dal 15° Carro Armati. Avanzando dietro lo sbarramento, i soldati del Genio e la fanteria inglese si fecero strada, costruendo sentieri attraverso il filo spinato e procedendo con cautela attraverso il campo minato. Il primo obiettivo era una linea, disegnata sulle mappe del campo, a metà strada dalle difese dell'asse e conosciuta come la linea rossa. Essa venne raggiunta verso mezzanotte in gran parte dei settori e poi vi fu una breve pausa mentre il fronte veniva consolidato, le compagnie raggruppate e una seconda ondata di battaglioni arrivava per prendere il comando. Mentre ciò veniva eseguito, lo sbarramento di artiglieria attaccò le posizioni dell'asse ad ovest e sud-ovest, muovendosi dalla linea rossa all'obiettivo finale notturno, la linea ossalica. Essa correva lungo il lato lontano della dorsale Miteiria e poi girava a nord verso la costa. Nelle restanti ore di oscurità, la fanteria avanzò verso questi obiettivi, mentre i soldati del Genio liberavano due corridoi attraverso i campi minati dietro di loro. Tuttavia, con il passare della notte e mentre i difensori italo-tedeschi si riprendevano dallo shock, l'attacco iniziò a perdere velocità e l'alba sorprese gli inglesi che controllavano posizioni nella maggior parte dei settori, fuorché la linea ossalica. Sul lato dell'asse, la situazione, benché seria, non era ancora disperata. La confusione e la disorganizzazione che erano seguite allo sbarramento iniziale vennero tenute gradualmente sotto controllo. Il generale Stumme era stato ucciso nelle prime ore dell'attacco e von Thoma aveva assunto temporaneamente il comando finché Rommel non avesse raggiunto il fronte. Nonostante le pesanti perdite, il fronte aveva tenuto e la principale linea d'artiglieria dell'asse rimaneva ancora intatta, ad ovest della linea ossalica. Per il resto della giornata e gran parte della seguente, i combattimenti infuriarono senza sosta. Il 26, Rommel trasferì il 21° Carro Armati da sud per rafforzare le difese nel settore settentrionale. Ora la maggior spinta dell'attacco inglese era diventata evidente. Il solo peso del bombardamento tradiva i loro piani. Ma il nuovo dispiegamento dei mezzi corazzati dell'asse ad ovest della linea ossalica minacciava di bloccare questa spinta, o perlomeno di sconvolgere seriamente la tabella di marcia di Montgomery. Alla fine di ottobre, gli inglesi avevano ricavato un ampio saliente, fissato a sud lungo la dorsale Miteiria e a nord su un'altura conosciuta come Punto 29. Per prevenire ulteriori sfruttamenti del saliente, Rommel aveva schierato tutte e quattro le divisioni tedesche in una linea di contenimento che andava dalla dorsale alla costa.
Il 28 ottobre la fanteria australiana, appoggiata da elementi della decima divisione corazzata, sferrò un attacco dal punto 29 verso la costa. L'operazione assicurò un cuneo di territorio lungo 2,5 km, dal quale, due giorni dopo, vennero sferrati ulteriori attacchi. Queste operazioni eliminarono sempre più la forza tedesca dalla zona. In particolare, il 21esimo carro armati veniva lentamente smantellato. Alcune unità erano disposte in riserva, altre impiegate per il mantenimento del corridoio costiero. Il settore meridionale della linea era ora controllato quasi interamente da formazioni italiane. All'interno del saliente, Montgomery era impegnato a riorganizzare le sue forze. La seconda divisione Nuova Zelanda venne ridistribuita attraverso le retrovie della 51esima Highland per prendere le posizioni lasciate libere dagli australiani che attaccavano a nord. Parte della 50esima divisione venne inviata in avanti per rafforzare la Highland e la Sudafrica assunse la difesa del margine meridionale. Il 2 novembre, dopo un altro pesante sbarramento di artiglieria, le tre divisioni al centro del saliente, appoggiate dalla prima divisione corazzata insieme a parti della settima e della decima, attaccarono verso il fianco destro delle posizioni tedesche, nel loro vulnerabile congiungimento con gli italiani. A mezzogiorno, gli inglesi avevano creato un buco profondo più di 3 chilometri nelle difese dell'asse. I loro carri armati e la fanteria si stavano scontrando con le ultime difese davanti al deserto aperto. Una cortina di artiglieria anticarro armato tedesca era situata su un'altura ad ovest. Dietro i cannoni, ciò che rimaneva dei mezzi corazzati dell'asse si stava radunando in preparazione di un contrattacco. L'attacco venne sferrato da nord-ovest contro i carri armati e i cannoni della prima divisione corazzata. Entrambe le parti ne risentirono pesantemente, ma le riserve dell'asse erano esauste e le perdite insostituibili. Alla fine di quel giorno, il corpo Africa era ridotto a 35 carri armati. Il 4 novembre, von Thoma venne catturato mentre lottava accanto ai suoi uomini sulla linea del fronte. Ora, nelle difese dell'asse, vi erano ampi varchi e combattere ulteriormente era diventato inutile. Quel pomeriggio Rommel si rassegnò all'inevitabile e autorizzò una ritirata completa. Quella notte, con il favore delle tenebre, le ultime retroguardie rimanenti si diressero verso ovest, lasciando il campo di battaglia ai loro nemici. Mentre i resti danneggiati dell'esercito di carri armati di Rommel lottavano ad ovest sotto l'attacco quasi incessante dai cieli, il secondo grande colpo alla potenza dell'asse nel Mediterraneo stava per essere sferrato. Nelle acque al largo di Marocco e Algeria, le unità operative della flotta di Gran Bretagna e Stati Uniti, composte da 400 navi e più di 100.000 uomini, si stavano avvicinando alla costa controllata dai francesi. Al cadere della notte del 7 ottobre, le navi da guerra e i mezzi di trasporto si spostarono nelle zone di raduno, pochi chilometri al largo. Eccezionalmente, la flotta era salpata dai suoi diversi porti d'imbarco senza perdere una sola nave, e mentre le truppe d'assalto iniziavano lo sbarco, tutto indicava che l'elemento sorpresa sarebbe stato totale.
Di certo erano stati fatti degli sforzi ad alto livello per ottenere la sottomissione dei francesi, ma mentre le imbarcazioni d'assalto si muovevano verso i loro punti d'attacco, nessuno poteva essere sicuro del loro successo. La reazione più violenta arrivò, come avevano temuto i pianificatori alleati, dalle unità navali francesi, le cui simpatie pro-asse erano note. In tutti e tre i settori degli obiettivi, le batterie costiere si scontrarono con le flottiglie di invasione e a Casablanca si unirono ad esse i cannoni navali francesi, compresi quelli della nave da guerra Jean Bart, ancora in costruzione. A mezzogiorno, gran parte delle navi da guerra erano state affondate o rese inabili e i cannoni dell'immobile Jean Bart erano stati messi fuori uso da una salva della nave da guerra americana Massachusetts. Velivoli francesi comparivano ancora in modo intermittente nella zona, ma nessuna unità operativa aveva subito danni significativi. Dei tre porti francesi strategicamente designati come primo bersaglio, quello di Algeri si dimostrò il più semplice e venne preso con le sue attrezzature portuali intatte il primo giorno. Tuttavia, il porto di Oran si dimostrò più difficile, in parte a causa del fallimento di due componenti chiave del piano. I principali sbarchi alleati ebbero luogo sui fianchi, in settori costieri relativamente tranquilli, ad est e ad ovest di Oran. Non trovarono alcuna resistenza e le teste di sbarco vennero presto sistemate. Ma una squadra da incursione, in due navi leggere, venne inviata per assicurarsi il complesso portuale della città, con un assalto frontale a sorpresa. La squadra venne attaccata da batterie costiere e da navi da guerra francesi nel porto, ed entrambe le navi vennero presto distrutte. Un'ulteriore componente del piano richiedeva la rapida presa di due campi d'aviazione, situati a sud-est della città. Dovevano essere presi da forze aviotrasportate provenienti dall'Inghilterra, ma le lunghe distanze, unite alle pessime condizioni atmosferiche e alla scarsa organizzazione, portarono al risultato che la maggior parte di queste forze atterrarono sul letto secco di un lago salato, troppo lontane dai loro obiettivi e troppo disperse per sortire un qualunque effetto. Il campo d'aviazione più a sud venne preso alla fine da fortezze volanti che arrivavano dalla costa e poche ore dopo giunsero da Gibilterra due squadre di Spitfire. Il giorno seguente il campo d'aviazione settentrionale venne preso dalle unità corazzate americane che si spingevano verso la sponda settentrionale del lago Salato e al cadere della notte Oran e le sue difese costiere erano completamente isolate. Il mattino seguente, le navi da guerra e gli incrociatori dell'unità operativa attaccarono le difese provenienti dal mare, mentre la fanteria e i mezzi corazzati si facevano strada dentro Oran dalle retrovie. Gli scontri durarono solo poche ore e a mezzogiorno la città e il suo porto erano in mano agli alleati. Quel pomeriggio il comandante francese, ammiraglio Darlan, ordinò un generale cessate il fuoco, portando a termine i combattimenti in Marocco e Algeria. Ora, per i comandanti alleati, la priorità assoluta era l'occupazione e il consolidamento della Tunisia francese. Ed elementi del primo esercito del generale Anderson vennero inviati ad est, per terra e per mare, per prendere i porti meridionali algerini di Bougi e Bon. Ma la battaglia per la Tunisia era destinata ad essere un conflitto lungo e aspro. Quando gli era giunta notizia degli sbarchi alleati, Hitler aveva ordinato di mettere insieme le truppe,
ed inviarle in aereo per prendere il controllo dei campi d'aviazione e dei porti chiave tunisini. Le prime unità tedesche arrivarono il giorno seguente, insieme a 40 aerei da combattimento. Nei giorni seguenti ne sarebbero arrivati altri e in Tunisia sarebbe stato stabilito un potente ponte di sbarco tedesco. Il giorno 11 Bougie venne presa senza resistenze e le truppe inglesi e americane iniziarono a sbarcare. Nel corso della giornata, comunque, velivoli tedeschi provenienti dalla Tunisia fecero incursione sui mezzi di trasporto. Gli attacchi continuarono per 3 giorni, affondando diverse navi, danneggiandone altre e distruggendo grandi quantità di attrezzature e rifornimenti. Bonn venne presa il 12, ancora senza resistenze da parte dei francesi, mentre elementi avanzati del primo esercito esploravano il confine tunisino. Ma lo stesso giorno arrivarono nel porto tunisino di Biserta i mezzi di trasporto navali dell'asse. Migliaia di tedeschi si stavano ora riversando nel paese, con la chiara intenzione di occuparlo come base strategica avanzata. Nello stesso momento Vichy stessa era sotto l'occupazione tedesca e il 13 le forze di guarnigione francesi in Marocco e Algeria vennero riarmate e poste sotto il comando alleato. Il 10 novembre, meno di una settimana dopo l'inizio della ritirata, gli elementi sopravvissuti dell'esercito di Rommel attraversarono il confine egiziano verso la Libia. 2 settimane dopo raggiunsero le posizioni a Mersa Brega, dove si erano disposti per conquistare l'Egitto quasi un anno prima. Nel frattempo, all'altra estremità del continente, i convogli successivi stavano scaricando riserve ed equipaggiamenti e sbarcando truppe nuove. Vennero accumulate ampie scorte per sostenere le forze alleate nel loro viaggio ad est. Dovettero essere costruiti campi d'aviazione, strade e depositi di rifornimenti spesso improvvisati e portato ulteriore materiale rotabile per aumentare il cadente sistema ferroviario francese. Mentre venivano spianate piste, costruiti hangar e fissati sistemi di controllo, arrivavano sempre più aerei. Ma il piano di lavoro attentamente organizzato dagli alleati doveva essere presto sorpassato dagli eventi. Nonostante gli alleati avessero inviato in Tunisia piccole forze a pochi giorni dagli sbarchi, non erano riusciti a prendere i porti strategici di Tunisi e Biserta. Questi si trovavano ora nelle salde mani tedesche e le forze di guarnigione francesi erano disarmate o spinte verso le montagne. Il concentramento tedesco in Tunisia minacciava di ostacolare la strategia alleata di tagliare le linee di rifornimento di Rommel. In realtà, i porti della Tunisia erano molto più vicini all'Italia che quelli della Libia. Le rotte marittime più sicure e i punti di sbarco più semplici da conservare. A dicembre, i reparti d'assalto alleati, che erano arrivati a 16 km da Tunisi, vennero respinti, consolidando la testa di sbarco e assicurando sotto il controllo dell'asse i porti tunisini più importanti. Dicembre portò anche la pioggia, che cadde copiosa a nord-ovest, allagando le strade e trasformando il campo di battaglia in un mare di fango. A Natale ulteriori avanzamenti erano divenuti impossibili e sul fronte si giunse a un punto morto. A dicembre, Rommel abbandonò le posizioni sul Mersa Brega ed iniziò un ritiro scaglionato verso Buerat. A metà gennaio si ritirò di nuovo,
questa volta verso il confine tunisino, evacuando Tripoli. L'ottava armata raggiunse Tripoli il 23 gennaio, un'avanzata da El Alamein di 2200 km. Anche se Rommel e i superstiti della sua forza erano sfuggiti alla cattura o alla distruzione, Montgomery poteva consolarsi per il fatto che aveva imposto una sonora sconfitta all'esercito di carri armati, distruggendone più della metà e spingendo ciò che ne rimaneva in piena ritirata attraverso l'Egitto e la Libia. In Tunisia, la pioggia e il fango continuarono ad ostacolare le operazioni per tutto gennaio. Questo valeva soprattutto per il nord, dove nessuna parte riuscì a fare alcun progresso. A sud, i tedeschi sferrarono attacchi limitati per prendere i passi chiave della dorsale meridionale. Questi davano accesso alla pianura costiera ed erano poco difesi, principalmente dalle forze nordafricane francesi. Mancando di efficaci cannoni anticarro armato, i francesi furono facilmente sopraffatti e gli sforzi americani volti in loro aiuto furono respinti. I tedeschi in questo periodo erano attivi anche nei cieli, dove godevano di diversi vantaggi, incluse piste per qualsiasi tempo e superiorità aerea totale. Gli sforzi tedeschi si concentrarono nello sconvolgere le truppe alleate, disturbando le loro linee di comunicazione e danneggiando o distruggendo i loro campi d'aviazione avanzati. La superiorità aerea permise ai tedeschi di impiegare al massimo i loro Stuka e sciami di questi aerei fecero incursioni senza difficoltà nei primi mesi della campagna. Durante la battaglia in Tunisia, gli sforzi alleati sulla terraferma sarebbero stati continuamente minacciati da questi attacchi e un gran numero dei loro caccia sarebbero stati perduti nella disperata battaglia per ottenere la parità e alla fine il dominio dei cieli. Alla fine di gennaio, l'ultimo strategico passo chiave della dorsale meridionale fu conquistato dal 21esimo carro armati, la veterana formazione del deserto di Rommel, che era stata riequipaggiata in fretta al suo arrivo in Tunisia. Con la presa del passo Faid, i tedeschi avevano raggiunto tutti i loro obiettivi iniziali: il consolidamento di una potente testa di ponte e il concentramento delle loro forze. Ora si trovavano nella posizione per prendere l'iniziativa e sferrare una maggiore offensiva. Il centro di questi sforzi sarebbe stato il secondo corpo d'armata americano, che controllava il settore più meridionale della linea. Il secondo corpo venne schierato in tre gruppi corazzati, mantenendo un fronte discontinuo. Il 14 febbraio, il 21esimo carro armati avanzò da sud, dirigendosi a nord-ovest, verso Sidi Bouzid. Nel frattempo, il 10° carro armati, che aveva preso le posizioni del 21esimo carro armati nella dorsale meridionale, attaccò dal passo Faid, dirigendosi verso ovest. Presi da questa tenaglia, gli americani indietreggiarono in modo confuso, e il giorno seguente iniziò un ritiro generale verso la linea della dorsale occidentale, a 80 km dalle retrovie. Il 15, all'attacco si unì un gruppo da combattimento tedesco composto dalle restanti formazioni mobili del Corpo Africa. Ma il 18, il ritiro americano era completo e il pericolo sembrò evitato. Il 19, dopo una pausa per riorganizzarsi e rifornirsi, i tedeschi ripresero la loro offensiva. Il 21esimo carro armati avanzò verso Sbiba, mentre il gruppo da combattimento dell'armata Africa e il 10° carro armati assalirono il passo a Kesserin attraverso la dorsale occidentale.
Il passo cadde la mattina del 20 e nel pomeriggio i mezzi corazzati e la fanteria motorizzata tedesca scorrevano attraverso la dorsale occidentale sulle pianure che si trovavano oltre di essa. Qui si trovavano due città chiave. Tala, un anello vitale nel sistema delle comunicazioni alleate tra nord e sud, e Tebessa, un importante deposito alleato di scorte nell'Algeria meridionale. La velocità dell'avanzata ricordava le guerre lampo di Rommel in Libia ed Egitto e seminò il panico nell'alto comando alleato. Se l'Armata Africa e il decimo Cararmati avessero raggiunto il confine algerino e fossero penetrati nelle retrovie della zona di guerra, avrebbero portato una distruzione inimmaginabile e forse perfino accelerato il crollo degli alleati. Guerra in Nord Africa tornerà tra poco su Discovery Channel. Ogni immagine racconta una storia. Ma non occorre essere degli specialisti per apprezzare. Scopri Magazine, solo su Discovery Channel. Queste sono le persone col compito di esaminare il luogo del delitto all'indomani dei crimini più terribili. Per poter raccogliere il maggior numero di prove che portino all'arresto dei colpevoli. Non ci sono segreti per loro. Quando le leggi della giustizia si uniscono a quelle della scienza, si ottengono gli esperti della scientifica, sempre qui su Discovery Channel. Guerra in Nord Africa torna su Discovery Channel. Gradualmente il corso della battaglia iniziò a cambiare. Le linee alleate resistettero e il 22 i tedeschi si sganciarono dal nemico. Avendo perso l'iniziativa, Rommel poteva solo ordinare la completa ritirata. La scommessa azzardata era stata persa, anche se per poco, e i gruppi di cararmati sarebbero presto stati necessari per rinforzare le difese meridionali contro l'ottava armata di Montgomery. Elementi avanzati dell'ottava armata avevano raggiunto il confine tunisino all'inizio di febbraio, prendendo Medenin il 16 e circondando le difese dell'asse a Maret. A metà marzo l'esercito si era riunito in forze e i piani e i preparativi di Montgomery per arrivare a nord erano ora completi. La chiave verso le difese meridionali di Rommel era la linea Maret, un complesso di fortificazioni collegate costruite dai francesi negli anni 30. Esse correvano dalla costa vicino Maret alle colline di Matmata, attraverso le quali c'erano pochi passi. Ad ovest delle colline c'era il deserto aperto che portava al valico di Tebaga e alla città di El Hamma. Ricognizioni a lungo raggio confermarono l'esistenza di una strada attraverso il deserto che portava al valico. Montgomery pensò di inviare attraverso il deserto la divisione Nuova Zelanda, con aggregati i mezzi corazzati per attaccare il valico. Mentre questa manovra veniva eseguita,
la linea Maret sarebbe stata attaccata da assalti frontali preparati dal 30° Corpo d'Armata, composto dalla 50° Divisione, la 51° Highland e la 4ª Divisione India. Come riserva vi erano le due divisioni corazzate del 10° Corpo. Esse avrebbero sfruttato qualsiasi asse d'attacco che sembrasse più promettente e perseguito il ritiro delle forze nemiche verso nord. Controllando la linea Maret, Rommel aveva 4 divisioni di fanteria della prima armata italiana, rinforzata al centro da veterani del Corpo d'Armata Africa e protetta sulla fiancata da quelli della 164esima divisione. Dietro di queste, come riserva tattica, c'era il 15° Cararmati. Ma dietro la linea Maret, Rommel aveva anche una seconda potenziale linea di difesa, davanti alle aperte pianure della Tunisia centrale. Vicino Gabes, le impenetrabili paludi salate di Shott El Fejaji arrivavano a 30 km dalla costa. Se rimosso dalle posizioni della Maret, Rommel intendeva ritirarsi solo fino a questa linea, dove il 10° e il 21° Cararmati erano tenuti come riserva strategica, pronti a schierarsi in appoggio sia della linea Maret che delle posizioni di Gabes. Montgomery, comunque, aveva sollecitato degli attacchi diversivi da sferrare dalla dorsale occidentale dal 2° Corpo d'Armata americano. Con un'azione dimostrativa verso la costa, Montgomery sperava che il 2° Corpo d'Armata avrebbe fatto allontanare la riserva di Cararmati. Ad ovest delle colline di Matmata, il Corpo Nuova Zelanda aveva preso d'assalto l'accesso al valico di Tebaga, ma ogni ulteriore sfruttamento venne presto frustrato dall'arrivo di forti riserve nemiche. Anche gli americani vennero attaccati, a sud-est di Gafsa, dal 10° Cararmati, ma il 2° Corpo d'Armata, comandato ora dal generale George Patton, era deciso a vendicare le umiliazioni di Kasserine e combatté con abilità e determinazione, respingendo l'attacco del 10° Cararmati con pesanti perdite. Montgomery ora spostò la concentrazione dei suoi sforzi dalla linea Maret al valico di Tebaga, inviando la prima unità blindata in aiuto alle forze. Fu richiesto il supporto aereo e il valico venne saturato con bombardamenti aerei e di artiglieria. Nella prima fase i bombardieri tattici aggiunsero 400 tonnellate al peso scaricato dall'artiglieria. Poi l'attacco terrestre degli aerei sibilò da sud-ovest, 30 ogni 15 minuti, volando quasi ad altezza d'uomo e colpendo tutto ciò che si muoveva. Mentre procedevano queste operazioni, il 30° Corpo d'Armata mantenne la pressione sulla linea Maret, frenando il 15° Cararmati e prevenendo ogni ulteriore rafforzamento dell'asse nel valico di Tebaga. Il 27 marzo, l'armata Nuova Zelanda e la prima corazzata avanzarono e furono quasi liberi dal valico. La resistenza sul fronte del 30° Corpo d'Armata diminuì in modo significativo, mentre i difensori dell'asse iniziavano a ritirarsi verso Gabes. Il 29, lo scontro nel valico e la battaglia per la linea Maret erano terminati e i mezzi corazzati britannici si stavano dirigendo attraverso El Hamma, verso la linea Gabes, l'ultimo grande ostacolo davanti alle aperte pianure della Tunisia centrale. Ad ovest, l'avanzamento del 2° Corpo d'Armata era stato arrestato dall'arrivo del 21° Cararmati, ma l'attacco americano aveva raggiunto tutti i suoi obiettivi originali. La riserva di carri armati era stata fatta ritirare verso est, in una fase critica della battaglia, e poi immobilizzata da scontri feroci, lasciando l'asse senza riserve strategiche nella Tunisia meridionale. Le posizioni a Gabes si dimostrarono molto meno eccezionali di quanto ci si aspettasse, in parte perché non c'era stato tempo sufficiente per prepararle in modo adeguato. La battaglia durò poco più di un giorno. Una breccia scavata dalla fanteria dell'ottava armata al centro del fronte fu
fu ancora una volta chiusa dal 15° carro armati. Ma contro il fuoco fulminante dell'artiglieria dell'ottava armata non c'era speranza di tenerla chiusa a lungo e delle riserve non era rimasto nulla. Quella notte le divisioni danneggiate si disimpegnarono e si diressero verso nord. Da Gabes, i superstiti di quello che una volta era il temuto esercito di carri armati si ritirarono attraverso le pianure della Tunisia centrale, verso le colline relativamente sicure che circondavano Tunisi e Biserta. La schiacciante superiorità di cui ora godevano gli alleati permise loro di ritirare unità esperte e sostituirle nella linea con nuove formazioni, facendo così scendere in campo nelle condizioni più favorevoli soldati mai sperimentati. Riorganizzarono anche la struttura del comando e si ridistribuirono su ampia scala, mettendo in campo forze francesi e americane per l'offensiva finale e assicurandosi così che gli onori della vittoria sarebbero stati equamente divisi da tutti i componenti delle nazioni dell'alleanza militare. Tuttavia, nonostante questa pressione e la loro situazione disperata, i difensori dell'asse lottarono in modo ostinato, contrastando aspramente gli sforzi alleati per respingerli dagli ultimi fortini nelle montagne. A sud di Tunisi controllavano il terreno ideale per la difesa, un groviglio di colline e gole dove convergevano la dorsale meridionale ed occidentale. Ad ovest di Tunisi la linea era rimasta statica per mesi, le difese dell'asse erano ben organizzate ed era difficile aprirsi un varco. I capisaldi e i vertici furono minacciati dall'artiglieria e poi presi d'assalto dalla fanteria. Alla fine di aprile e all'inizio di maggio, la testa di ponte dell'asse venne colpita senza pietà. 16 divisioni alleate prepararono una serie di offensive coordinate, mentre sopra di esse le forze aeree bombardavano e mitragliavano. All'inizio di maggio, la fine superficie dell'asse cominciò a inclinarsi e apparvero dei varchi, mentre i difensori venivano respinti. Il 6 maggio, un concertato sforzo inglese a sud-ovest di Tunisi fece rovesciare il 15° carro armati, annientando di fatto la veterana formazione del deserto. La breccia aprì le porte di Tunisi e sconvolse i piani dei difensori dell'asse. Gli ultimi giorni della battaglia per il Nord Africa videro combattimenti disorganizzati e inutili in ogni settore. Tunisi cadde il 7, come Biserta, ma i combattimenti continuarono, malgrado tutto. Gli ordini di Hitler di combattere fino all'ultimo uomo fecero prolungare inutilmente la battaglia e al costo di centinaia di vite che avrebbero potuto essere risparmiate. A sud di Tunisi, sulle colline sopra Enfidaville, i superstiti del Corpo d'Armata Africa ressero fino al 13. Furono tra gli ultimi ad abbassare le armi. Il tributo finale di prigionieri presi nei giorni conclusivi della campagna tunisina arrivò a quasi un quarto di milione, metà dei quali tedeschi. Alcuni di questi soldati non avevano mai sparato e solo da poco erano arrivati dall'Europa, quando la battaglia per la Tunisia era perduta. Tale era stata la determinazione di Hitler a detenere una testa di ponte in Africa. La campagna in Nord Africa gettò le fondamenta per i futuri successi alleati sul continente europeo.
I soldati americani erano stati sperimentati sul campo di battaglia e dopo iniziali sconfitte si erano ripresi bene e lottarono coraggiosamente. Le forze nordafricane francesi erano state riportate nel campo alleato, ponendo termine a un periodo di neutralità forzata e permettendo agli inglesi e agli americani di assumere il manto dei liberatori piuttosto che dei conquistatori. Venne definita una comune struttura di comando alleata e gli eserciti di varie componenti formarono un'unica forza omogenea. Ma il più grande successo della campagna fu la scalata alla vittoria. Due interi eserciti, uno tedesco e uno italiano, erano stati distrutti e le ultime tracce della potenza e dell'influenza dell'asse erano state spazzate via dal continente africano. La vittoria in Nord Africa fornì agli alleati un trampolino per operazioni contro l'Italia. A luglio, un'invasione alleata della Sicilia avrebbe presto portato alla destituzione di Mussolini e agli sforzi del nuovo governo italiano per negoziare un armistizio. Questi sforzi erano predestinati all'insuccesso. A settembre l'Italia fu a sua volta occupata dai tedeschi e invasa dagli alleati. La battaglia per l'Italia sarebbe stata una delle più lunghe e duramente combattute della Seconda Guerra Mondiale. Gli elementi del primo esercito del generale Anderson vennero inviati ad est, per terra e per mare, per prendere i porti meridionali algerini di Bougy e Bon. Ma la battaglia per la Tunisia era destinata ad essere un conflitto lungo e aspro. Quando gli era giunta notizia degli sbarchi alleati, Hitler aveva ordinato di mettere insieme le truppe e di inviarle in aereo per prendere il controllo dei campi d'aviazione e dei porti chiave tunisini. Le prime unità tedesche arrivarono il giorno seguente, insieme a 40 aerei da combattimento. Nei giorni seguenti ne sarebbero arrivati altri, e in Tunisia sarebbe stato stabilito un potente ponte di sbarco tedesco. Il giorno 11, Bougy venne presa senza resistenze e le truppe inglesi e americane iniziarono a sbarcare. Nel corso della giornata, comunque, velivoli tedeschi provenienti dalla Tunisia fecero incursioni sui mezzi di trasporto. Gli attacchi continuarono per 3 giorni, affondando diverse navi, danneggiandone altre e distruggendo grandi quantità di attrezzature e rifornimenti. Bon venne presa al 12, ancora senza resistenze da parte dei francesi, mentre elementi avanzati del primo esercito esploravano il confine tunisino. Ma lo stesso giorno arrivarono nel porto tunisino di Biserta i mezzi di trasporto navali dell'asse. Migliaia di tedeschi si stavano ora riversando nel paese, con la chiara intenzione di occuparlo come base strategica avanzata. Nello stesso momento Vichy stessa era sotto l'occupazione tedesca e il 13 le forze di guarnigione francesi in Marocco e Algeria vennero riarmate e poste sotto il comando alleato. Il 10 novembre, meno di una settimana dopo l'inizio della ritirata, gli elementi sopravvissuti dell'esercito di Rommel attraversarono il confine egiziano verso la Libia. 2 settimane dopo raggiunsero le posizioni a Mersa Brega, dove si erano disposti per conquistare l'Egitto quasi un anno prima. Nel frattempo, all'altra estremità del continente, i convogli successivi stavano scaricando riserve ed equipaggiamenti e sbarcando truppe nuove. Vennero accumulate ampie scorte per sostenere le forze alleate nel loro viaggio ad est.
Dovettero essere costruiti campi d'aviazione, strade e depositi di rifornimenti spesso improvvisati e portato ulteriore materiale rotabile per aumentare il cadente sistema ferroviario francese. Mentre venivano spianate piste, costruiti hangar e fissati sistemi di controllo, arrivavano sempre più aerei. Ma il piano di lavoro attentamente organizzato dagli alleati doveva essere presto sorpassato dagli eventi. Nonostante gli alleati avessero inviato in Tunisia piccole forze a pochi giorni dagli sbarchi, non erano riusciti a prendere i porti strategici di Tunisi e Biserta. Questi si trovavano ora nelle salde mani tedesche e le forze di guarnigione francesi erano disarmate o spinte verso le montagne. Il concentramento tedesco in Tunisia minacciava di ostacolare la strategia alleata di tagliare le linee di rifornimento di Rommel. In realtà, i porti della Tunisia erano molto più vicini all'Italia che quelli della Libia. Le rotte marittime più sicure e i punti di sbarco più semplici da conservare. A dicembre, i reparti d'assalto alleati, che erano arrivati a 16 km da Tunisi, vennero respinti, consolidando la testa di sbarco e assicurando sotto il controllo dell'asse i porti tunisini più importanti. Dicembre portò anche la pioggia, che cadde copiosa a nord-ovest, allagando le strade e trasformando il campo di battaglia in un mare di fango. A Natale ulteriori avanzamenti erano divenuti impossibili e sul fronte si giunse a un punto morto. A dicembre Rommel abbandonò le posizioni sul Mersa Brega ed iniziò un ritiro scaglionato verso Buerat. A metà gennaio si ritirò di nuovo, questa volta verso il confine tunisino, evacuando Tripoli. L'ottava armata raggiunse Tripoli il 23 gennaio, un'avanzata da El Alamein di 2200 km. Anche se Rommel e i superstiti della sua forza erano sfuggiti alla cattura o alla distruzione, Montgomery poteva consolarsi per il fatto che aveva imposto una sonora sconfitta all'esercito di carri armati, distruggendone più della metà e spingendo ciò che ne rimaneva in piena ritirata attraverso l'Egitto e la Libia. In Tunisia, la pioggia e il fango continuarono ad ostacolare le operazioni per tutto gennaio. Questo valeva soprattutto per il nord, dove nessuna parte riuscì a fare alcun progresso. A sud, i tedeschi sferrarono attacchi limitati per prendere i passi chiave della dorsale meridionale. Questi davano accesso alla pianura costiera ed erano poco difesi, principalmente dalle forze nordafricane francesi. Mancando di efficaci cannoni anticarro armato, i francesi furono facilmente sopraffatti e gli sforzi americani volti in loro aiuto furono respinti. I tedeschi in questo periodo erano attivi anche nei cieli, dove godevano di diversi vantaggi, incluse piste per qualsiasi tempo e superiorità aerea totale. Gli sforzi tedeschi si concentrarono nello sconvolgere le truppe alleate, disturbando le loro linee di comunicazione e danneggiando o distruggendo i loro campi d'aviazione avanzati. La superiorità aerea permise ai tedeschi di impiegare al massimo i loro Stuka e sciami di questi aerei fecero incursioni senza difficoltà nei primi mesi della campagna. Durante la battaglia in Tunisia, gli sforzi alleati sulla terraferma sarebbero stati continuamente minacciati da questi attacchi e un gran numero dei loro caccia sarebbero stati perduti nella disperata battaglia per ottenere la parità e alla fine il dominio dei cieli.
Alla fine di gennaio, l'ultimo strategico passo chiave della dorsale meridionale fu conquistato dal 21esimo carro armati, la veterana formazione del deserto di Rommel, che era stata riequipaggiata in fretta al suo arrivo in Tunisia. Con la presa del passo Faid, i tedeschi avevano raggiunto tutti i loro obiettivi iniziali: il consolidamento di una potente testa di ponte e il concentramento delle loro forze. Ora si trovavano nella posizione per prendere l'iniziativa e sferrare una maggiore offensiva. Il centro di questi sforzi sarebbe stato il secondo corpo d'armata americano, che controllava il settore più meridionale della linea. Il secondo corpo venne schierato in tre gruppi corazzati, mantenendo un fronte discontinuo. Il 14 febbraio, il 21esimo carro armati avanzò da sud, dirigendosi a nord-ovest, verso Sidi Bouzid. Nel frattempo, il 10° carro armati, che aveva preso le posizioni del 21esimo carro armati nella dorsale meridionale, attaccò dal passo Faid, dirigendosi verso ovest. Presi da questa tenaglia, gli americani indietreggiarono in modo confuso e il giorno seguente iniziò un ritiro generale verso la linea della dorsale occidentale, a 80 km dalle retrovie. Il 15, all'attacco si unì un gruppo da combattimento tedesco composto dalle restanti formazioni mobili del Corpo Africa. Ma il 18, il ritiro americano era completo e il pericolo sembrò evitato. Il 19, dopo una pausa per riorganizzarsi e rifornirsi, i tedeschi ripresero la loro offensiva. Il 21esimo carro armati avanzò verso Sbiba, mentre il gruppo da combattimento dell'Armata Africa e il 10° carro armati assalirono il passo a Kesserin attraverso la dorsale occidentale. Il passo cadde la mattina del 20 e nel pomeriggio i mezzi corazzati e la fanteria motorizzata tedesca scorrevano attraverso la dorsale occidentale sulle pianure che si trovavano oltre di essa. Qui si trovavano due città chiave: Tala, un anello vitale nel sistema delle comunicazioni alleate tra nord e sud, e Tebessa, un importante deposito alleato di scorte nell'Algeria meridionale. La velocità dell'avanzata ricordava le guerre lampo di Rommel in Libia ed Egitto e seminò il panico nell'alto comando alleato. Se l'Armata Africa e il 10° carro armati avessero raggiunto il confine algerino e fossero penetrati nelle retrovie della zona di guerra, avrebbero portato una distruzione inimmaginabile e forse perfino accelerato il crollo degli alleati. Gradualmente il corso della battaglia iniziò a cambiare. Le linee alleate resistettero e il 22 i tedeschi si sganciarono dal nemico. Avendo perso l'iniziativa, Rommel poteva solo ordinare la completa ritirata. La scommessa azzardata era stata persa, anche se per poco, e i gruppi di carri armati sarebbero presto stati necessari per rinforzare le difese meridionali contro l'ottava armata di Montgomery. Elementi avanzati dell'ottava armata avevano raggiunto il confine tunisino all'inizio di febbraio, prendendo Medenin il 16 e circondando le difese dell'asse a Maret. A metà marzo l'esercito si era riunito in forze e i piani e i preparativi di Montgomery per arrivare a nord erano ora completi. La chiave verso le difese meridionali di Rommel era la linea Maret, un complesso di fortificazioni collegate costruite dai francesi negli anni 30. Esse correvano dalla costa vicino Maret alle colline di Matmata, attraverso le quali c'erano pochi passi. Ad ovest delle colline c'era il deserto aperto, che portava al valico di Tebaga e alla città di El Hamma. Ricognizioni a lungo raggio confermarono l'esistenza di una strada attraverso il deserto che portava al valico.
Montgomery pensò di inviare attraverso il deserto la divisione Nuova Zelanda, con aggregati i mezzi corazzati per attaccare il valico. Mentre questa manovra veniva eseguita, la linea Maret sarebbe stata attaccata da assalti frontali, preparati dal 30° Corpo d'Armata, composto dalla 50° Divisione, la 51° Island e la 4ª Divisione India. Come riserva vi erano le due divisioni corazzate del 10° Corpo. Esse avrebbero sfruttato qualsiasi asse d'attacco che sembrasse più promettente e perseguito il ritiro delle forze nemiche verso nord. Controllando la linea Maret, Rommel aveva 4 divisioni di fanteria della prima armata italiana, rinforzata al centro da veterani del Corpo d'Armata Africa e protetta sulla fiancata da quelli della 164° Divisione. Dietro di queste, come riserva tattica, c'era il 15° Carro Armati. Ma dietro la linea Maret, Rommel aveva anche una seconda potenziale linea di difesa, davanti alle aperte pianure della Tunisia centrale. Vicino Gabes, le impenetrabili paludi salate di Shott El Fejaji arrivavano a 30 km dalla costa. Se rimosso dalle posizioni della Maret, Rommel intendeva ritirarsi solo fino a questa linea, dove il 10° e il 21° Carro Armati erano tenuti come riserva strategica, pronti a schierarsi in appoggio sia della linea Maret che delle posizioni di Gabes. Montgomery, comunque, aveva sollecitato degli attacchi diversivi da sferrare dalla dorsale occidentale dal 2° Corpo d'Armata americano. Con un'azione dimostrativa verso la costa, Montgomery sperava che il 2° Corpo d'Armata avrebbe fatto allontanare la riserva di carri armati. Ad ovest delle colline di Matmata, il Corpo Nuova Zelanda aveva preso d'assalto l'accesso al valico di Tebaga, ma ogni ulteriore sfruttamento venne presto frustrato dall'arrivo di forti riserve nemiche. Anche gli americani vennero attaccati, a sud-est di Gafsa, dal 10° Carro Armati, ma il 2° Corpo d'Armata, comandato ora dal generale George Patton, era deciso a vendicare le umiliazioni di Kasserine e combatté con abilità e determinazione, respingendo l'attacco del 10° Carro Armati con pesanti perdite. Montgomery ora spostò la concentrazione dei suoi sforzi dalla linea Maret al valico di Tebaga, inviando la prima unità blindata in aiuto alle forze. Fu richiesto il supporto aereo e il valico venne saturato con bombardamenti aerei e di artiglieria. Nella prima fase i bombardieri tattici aggiunsero 400 tonnellate al peso scaricato dall'artiglieria. Poi l'attacco terrestre degli aerei sibilò da sud-ovest, 30 ogni 15 minuti, volando quasi ad altezza d'uomo e colpendo tutto ciò che si muoveva. Mentre procedevano queste operazioni, il 30° Corpo d'Armata mantenne la pressione sulla linea Maret, frenando il 15° Carro Armati e prevenendo ogni ulteriore rafforzamento dell'asse nel valico di Tebaga. Il 27 marzo, l'armata Nuova Zelanda e la prima corazzata avanzarono e furono quasi liberi dal valico. La resistenza sul fronte del 30° Corpo d'Armata diminuì in modo significativo, mentre i difensori dell'asse iniziavano a ritirarsi verso Gabes. Il 29, lo scontro nel valico e la battaglia per la linea Maret erano terminati e i mezzi corazzati britannici si stavano dirigendo attraverso El Hamma, verso la linea Gabes, l'ultimo grande ostacolo davanti alle aperte pianure della Tunisia centrale. Ad ovest, l'avanzamento del 2° Corpo d'Armata era stato arrestato dall'arrivo del 21° Carro Armati, ma l'attacco americano aveva raggiunto tutti i suoi obiettivi originali. La riserva di carri armati era stata fatta ritirare verso est, in una fase critica della battaglia, e poi immobilizzata da scontri feroci, lasciando l'asse senza riserve strategiche nella Tunisia meridionale. Le posizioni a Gabes si dimostrarono molto meno eccezionali di quanto ci si aspettasse, in parte perché non c'era stato tempo sufficiente per prepararle in modo adeguato.
La battaglia durò poco più di un giorno. Una breccia scavata dalla fanteria dell'ottava armata al centro del fronte fu ancora una volta chiusa dal quindicesimo carro armati. Ma contro il fuoco fulminante dell'artiglieria dell'ottava armata non c'era speranza di tenerla chiusa a lungo e delle riserve non era rimasto nulla. Quella notte le divisioni danneggiate si disimpegnarono e si diressero verso nord. Da Gabes, i superstiti di quello che una volta era il temuto esercito di carri armati si ritirarono attraverso le pianure della Tunisia centrale, verso le colline relativamente sicure che circondavano Tunisi e Biserta. La schiacciante superiorità di cui ora godevano gli alleati permise loro di ritirare unità esperte e sostituirle nella linea con nuove formazioni, facendo così scendere in campo nelle condizioni più favorevoli soldati mai sperimentati. Riorganizzarono anche la struttura del comando e si ridistribuirono su ampia scala, mettendo in campo forze francesi e americane per l'offensiva finale e assicurandosi così che gli onori della vittoria sarebbero stati equamente divisi da tutti i componenti delle nazioni dell'alleanza militare. Tuttavia, nonostante questa pressione e la loro situazione disperata, i difensori dell'asse lottarono in modo ostinato, contrastando aspramente gli sforzi alleati per respingerli dagli ultimi fortini nelle montagne. A sud di Tunisi controllavano il terreno ideale per la difesa, un groviglio di colline e gole dove convergevano la dorsale meridionale ed occidentale. Ad ovest di Tunisi la linea era rimasta statica per mesi. Le difese dell'asse erano ben organizzate ed era difficile aprirsi un varco. I capisaldi e i vertici furono minacciati dall'artiglieria e poi presi d'assalto dalla fanteria. Alla fine di aprile e all'inizio di maggio, la testa di ponte dell'asse venne colpita senza pietà. 16 divisioni alleate prepararono una serie di offensive coordinate, mentre sopra di esse le forze aeree bombardavano e mitragliavano. All'inizio di maggio, la fine superficie dell'asse cominciò a inclinarsi e apparvero dei varchi, mentre i difensori venivano respinti. Il 6 maggio, un concertato sforzo inglese a sud-ovest di Tunisi fece rovesciare il quindicesimo carro armati, annientando di fatto la veterana formazione del deserto. La breccia aprì le porte di Tunisi e sconvolse i piani dei difensori dell'asse. Gli ultimi giorni della battaglia per il Nord Africa videro combattimenti disorganizzati e inutili in ogni settore. Tunisi cadde il 7, come Biserta, ma i combattimenti continuarono, malgrado tutto. Gli ordini di Hitler di combattere fino all'ultimo uomo fecero prolungare inutilmente la battaglia e al costo di centinaia di vite che avrebbero potuto essere risparmiate. A sud di Tunisi, sulle colline sopra Enfidaville, i superstiti del Corpo d'Armata Africa ressero fino al 13. Furono tra gli ultimi ad abbassare le armi. Il tributo finale di prigionieri presi nei giorni conclusivi della campagna tunisina arrivò a quasi un quarto di milione, metà dei quali tedeschi. Alcuni di questi soldati non avevano mai sparato e solo da poco erano arrivati dall'Europa, quando la battaglia per la Tunisia era perduta. Tale era stata la determinazione di Hitler a detenere una testa di ponte in Africa. La campagna in Nord Africa gettò le fondamenta per i futuri successi alleati sul continente europeo.
I soldati americani erano stati sperimentati sul campo di battaglia e dopo iniziali sconfitte si erano ripresi bene e lottarono coraggiosamente. Le forze nordafricane e francesi erano state riportate nel campo alleato, ponendo termine a un periodo di neutralità forzata e permettendo agli inglesi e agli americani di assumere il manto dei liberatori piuttosto che dei conquistatori. Venne definita una comune struttura di comando alleata e gli eserciti di varie componenti formarono un'unica forza omogenea. Ma il più grande successo della campagna fu la scalata alla vittoria. Due interi eserciti, uno tedesco e uno italiano, erano stati distrutti e le ultime tracce della potenza e dell'influenza dell'asse erano state spazzate via dal continente africano. La vittoria in Nord Africa fornì agli alleati un trampolino per operazioni contro l'Italia. A luglio, un'invasione alleata della Sicilia avrebbe presto portato alla destituzione di Mussolini e agli sforzi del nuovo governo italiano per negoziare un armistizio. Questi sforzi erano predestinati all'insuccesso. A settembre l'Italia fu a sua volta occupata dai tedeschi e invasa dagli alleati. La battaglia per l'Italia sarebbe stata una delle più lunghe e duramente combattute della Seconda Guerra Mondiale.